Riprende la sua formula originaria e torna a riappropriarsi del centro di Morbegno, la Mostra del Bitto, rassegna enogastronomica dedicata al principe dei formaggi d'alpeggio, il Bitto, e a tutti i prodotti tipici della Valtellina, vini Bresaola, marmellate di montagna, pizzoccheri, insieme alle eccellenze agroalimentari dei nostri alpeggi. Questo pomeriggio la conferenza stampa di presentazione nella sala assemblee della comunità montana di Morbegno. L'appuntamento annuale morbegnese, il 115esimo, è per sabato 15 e domenica 16 ottobre. In piazza Sant'Antonio, cuore pulsante della kermesse, e negli attigui chiostri auditorium si svilupperà un itinerario che ci porterà anche indietro nel tempo. Coinvolti anche Palazzo Malacrida, bar e ristoranti che proporranno speciali aperitivi e menù ispirati alla tradizione. Laboratori, degustazioni, spettacoli e mercatini invaderanno la città, richiamando come da consuetudine turisti da ogni dove. Comitato organizzatore guidato dalla comunità montana Valtellina di Morbegno, le altre realtà in prima linea sono il Comune di Morbegno, il Consorzio Turistico Porte di Valtellina e il Consorzio di Tutela dei Formaggi Valtellina Casera e Bitto. La manifestazione è sostenuta da Regione, Provincia, BIM, distretto agroalimentare di qualità della Valtellina, Confartigianato Imprese e Sondrio. Sarà Sonia Peronacci il volto televisivo della rassegna. La conduttrice, scrittrice di libri di cucina di successo, sarà la protagonista dei due appuntamenti di Show Cooking, il sabato alle 17 e domenica alle 15. Il momento clou dei due giorni coinciderà con la cerimonia di premiazione del concorso dei formaggi, che si svolgerà nella serata di sabato. La mostra al suo interno avrà un percorso di degustazione e conoscitivo di quelle che sono le specialità legate al re della giornata, quindi al formaggio Bitto. All'esterno invece ci sarà più una possibilità di contatto fra i produttori di questo formaggio, di tutti i formaggi che vengono prodotti nel nostro mandamento e anche dei prodotti della nostra provincia di Sondrio, dove potranno incontrare i turisti e tutti coloro che verranno a visitare la mostra. 115 è un numero grande, e probabilmente nessuna delle città italiane, come diceva anche il presidente del consorzio, ha un primato di questo tipo. Il fatto che sia la città di Morbegno ad ospitare una mostra di questo genere è un onore. La città ha come suo impegno, come suo obiettivo, quello di rendersi sempre più accogliente negli suoi spazi urbani, nei suoi monumenti. Credo che la manifestazione di quest'anno possa rappresentare, così come lo è stato in futuro, ma quest'anno credo anche meglio, rappresentarsi come luogo di accoglienza, di tutto rispetto, per rispondere all'importanza che la mostra in sé ha. Un evento importantissimo per tutto il territorio provinciale, perché è un evento che mette l'accento sulla valorizzazione territoriale, sulla tutela anche del territorio e dell'ambiente, con il preziosissimo lavoro di tutti i produttori di formaggio, lavoro che porta poi turismo sul nostro territorio attraverso questa mostra importantissima. Lo spirito con cui il mondo agricolo sarà presente e non mancherà di sicuro la mostra del Bitto quest'anno, temo sia un po' diverso dal solito. All'inizio la produzione era buona, normale, gli alpeggi avevano erba, poi da un certo punto in poi, già dalla metà di luglio, dal 20 di luglio, la mancanza di fatto di precipitazioni ha fatto sì che l'erba diventasse secca e comunque gli animali facevano veramente fatica ad alimentarsi, tanto che le produzioni di latte e di conseguenza di formaggio di Bitto sono diminuite, anche perché poi lo scarico è stato anticipato rispetto al solito, e come consorzio stimiamo una diminuzione delle produzioni che credo possa essere non abbiamo ancora dati definitivi, ma ormai ci siamo, tra il 10 e il 15%.